Si rompe la gamba. Ah, ok, vedi l'altro pezzo con gli altri due. Ok. Vediamo se si riesce a riscaldare un po' la situazione. Sì, quoto, Cristian. Più proiettili per il professore. Due sicuri se li hai guadagnati. Credi alla storia di Angela? Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. Non ti fa freddo? Tua mezza nuda? Ok. Ho visto la bambina davanti, eh. Ho visto la bambina, ho visto la bambina, ho visto la bambina. Che cos'è stato? La bambina? Niente, tranquilla. Niente. Perché avranno chiuso la Merda. scuola? No, lascia perdere. Anche se riuscissi a scavalcare, non ti seguirei. Mai amato la scuola. Sì, sicuro. Andiamo via. Su neanche loro sono Di qui non si indietro nel passa. tempo. Forse ho commesso un errore. Abbiamo deciso insieme, dai. Ehi, abbiamo deciso insieme. Ci sarà un modo. Almeno cerco di far pace a loro due, magari ci scappa un mezzo bacio. Un bacio appassionato per ride. Ok, capisco. Ma, ragazzi, su ponte. Ehi, aspetta! Ah, ok, l'avevi vista? No, cazzo, se no è sempre io e basta. Ok, questa è la mappa. Questa è la mappa, non mi serve un cazzo, tanto la strada è solo una, quindi si fa molto facile. Vediamo che dice Little Hope Bridge. Sotto se no? Parco giochi, sì, parco giochi. Deve essere proprio quello. Ma qui c'è un ponte. Poi cazzo guardava giù. C'è nulla. Forse si voleva buttare. Niente. Bivio. Dove andiamo? Ah, qui. Ha già deciso lei. Ah, questo è il parco giochi. Allora. Che ti dai dal cazzo? Niente, ho bloccato. Non mi ha bloccato. Mi ha fatto sentire odore di culo. Poi, vabbè, mi ha fatto fare il giro di parco per niente, non c'è una sega. È un cazzo di disegno di merda. A riporto la bambina. Rivolgimento bussato. Nella terra hanno visto una ragazzina fuggire nel parco giochi. Adesso vado da lei e mi porta indietro nel tempo. Sicuro. Laggiù! Sei sicuro, Ehi, eh? va tutto bene? Vabbè, torniamo indietro nel tempo. Vieni fuori. Preoccupazione, tu chi sei? No, vabbè. Chi sei? Predict. Cosa ci fai qui? Questa situazione non ha assolutamente Sì, non ci senso. porti indietro nel tempo, sicuro, Flip. Per forza. Oh, sta fa... Dove Ma lei sarà sta il facendo la tempo? Ho hacka, visto non si dà Angela e noia. Andrew. Non ne ho idea. Se fossi in te non lo farei. È una bambina, sti cazzi. Che diavolo succede? Vabbè, ormai lo sappiamo, tanto la bambina si trasforma in demone e li fa andare indietro nel Dicevi che non è tempo. vero. Siete più cauti, non deve trovarmi. Di chi stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Benissimo gli effetti Vieni del fuori. passato. Questo è il reverendo. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. Sono stanco dei tuoi giochi infantili. Devi portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No? Ma che cosa? Sì, Prete mi sa tanto di cattivo, eh. Chi è che supplichi? Il male ti corrompe. Ormai è evidente. Avete preso un abbaglio. Sono una bambina. Il diavolo non dà peso a me. Mi viene corteggiata. Ho potuto vederlo con i miei occhi. Giungerò alla verità a qualunque costo. Mary ha dichiarato la propria innocenza al sacerdote incolpando Amy. Che cazzo è Amy? Non me lo ricordo già più. Forse Amy è qualcun altro, sarà la vecchia. Prete birichello. Adesso vieni con E me. adesso vieni con me, ti sculaccio per bene.
dissocio. Ma che cazzo? Dissocio. Si può sapere che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Io non capisco. È meglio non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Direi di sì. Comunque, vabbè, ora abbiamo capito. Tanto tutte le volte c'è la bambina, si trasforma in demone, quindi nella parte lì non fa più paura. Dobbiamo trovare la via d'uscita, però. Quindi abbiamo capito anche nel passato c'è questa bambina che sta scappando perché il reverendo pensa che sia tipo una strega. Ok, questo penso sia sempre lo stesso punto di quello della prediction se visto prima, quindi che io con lui posso salvare la vecchia o no. Lei quindi sta per cascare e viene aggrappata da dietro. Sarebbe un peccato non salvarla. Beh, non si direbbe. Qui che c'è? Nulla, fortunatamente non possiamo andare. Andiamo avanti. Qui che c'è? Nulla. Meno male almeno le strade sono abbastanza tranquille, non c'è troppa. E qui? Ci sarà qualcuno. Potrebbero aiutarci. Da quella parte. Ci sarà qualcuno al buio. Non c'è una luce, ci sarà qualcuno. Sì, ci sarà qualcuno. Non la fa cascare, mi sta su coglioni questa. Cioè, davvero si è fatto aiutare per così poco? Cioè. Sì, questo è cazzo duro, così, nel buio. Ah, ho finito il tratto con loro, adesso mi sa che ritorno con gli altri. Non credo. Ma no, sempre con loro. Fuori dalla città. Niente strade. Andrà da qualche parte. Vediamo. Non so cosa pensare. C'è a malapena un sentiero. Ok, là c'è un sentiero, quindi però prima di andare nel sentiero guardiamo un po'. Questa casa qua. Lì c'è una porta. Doveva essere un supermercato. Ah, questo è un cartello, vediamo un po' che ci fa vedere. Fermata la chiusura della fabbrica. Ah, queste sono le proteste, ok, c'erano. C'era un carrello della spesa. Vabbè, forse ci facevano. Dove hai visto il carrello? Ma quanta roba c'è qui? Che si può fare? Questo aprire sicuramente non si può aprire. Ok. Possiamo trovare un'altra via. Trovo un modo per entrare nel negozio. Da qui o entro direttamente da là? Andiamo da qui. Che cosa fai? Aiutami a spingere. Sul serio? No, per finta. Che vuoi stare qui tutta la sera? Se non ho altra scelta. No. Ok. Dai, vedo la finestra. Ok, se no dal piano di sopra. Ma sai che? Andiamo dal piano di sopra, perché tanto il piano di sopra forse per tornare giù si può trovare in modo. Magari da giù non si può andare su. Voglio arrivare alle scale. Dammi una spinta. Se sono costretta. Oh, ma questa proprio davvero non vuoi di fare un cazzo, Niente. Sì, comunque lei era basso, poteva fare anche da solo, Cioè, hai figura di merda. Sei sicuro? Vorresti entrare? Entro prima io. Fammi entrare. Entro, esco, spacco ciò. Se è tutto tranquillo, apro la porta. Non sono convinta. Non mi piace l'idea di stare qui da sola. Vai dentro il cassetto dell'umido. Uno per il cazzo. Il telefono. E perché? La torcia. Dentro è buio. Fa presto però. Dai, uno per il cazzo. Lanciamelo. Guarda, fa vedere, Girati dentro il bidone. Fa vedere, Sì, metti la torcia però. Ah, l'ho messa, ok. Sono dentro. Com'è? Sicuro? Com'è? Mi sembra. Sicuro. Allora, esaminiamo intanto. A parte questi documenti, che cazzo è? Ah, avviso di chiusura. Merce da rimuovere. Ok, vabbè, qui sono i documenti della chiusura della fabbrica.
Che a noi comunque ce ne sbatte abbastanza i coglioni. Voilà. Ma qui è tutto stretto. Ok, qui c'è la porta chiusa. Qui c'è un... Ok, non posso scendere. Quindi andiamo avanti. Okay. Qui c'è un buco. Ah, per scendere, ma io non voglio scendere, voglio andare prima di qua. Fatto bene a salire su, almeno da su posso vedere cose che poi posso vedere anche giù. Allora qui ci sarà messa un altro, un'altra prediction. Ok, anche il coltello noi lo gradiamo. Lama rituale. Anche una bella lama ci sta. Più armi abbiamo meglio è. Si fa un bel tritello di roba. Sacerdote arrestato. Allora, comunque ora si può scendere. E ora posso aprire. No. E là? A parte aprire la porta non mi sa. C'è nessuno? Dai, scendi, non rompi il cazzo. Ah. Quante torce? Niente, 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 ragazzi. Se la lama la trovo con lui, vi giuro, gli fa la gola, Sta puttana. La quinta sono. Non c'è nulla. Allora, apriamo sta porta. Rip. Taylor, la porta è bloccata. D'accordo, allora provo a fare il giro. Provo a fare il giro. C'era qui la finestra, quel cassonetto che ti avevo già spostato. Provo a fare il giro. Ok, Taylor. Palese mi farà. Ah, secondo me è un altro gatto, però nel dubbio cerchiamo di non sbagliare perché. Vabbè, è facile. Poi questo posto abbandonato, che cazzo ci potrebbe essere? Ok. Secondo me era lei, guarda, a parte le cazzate. Ehi? Dai, il gavibbo. Che c'è? Ah, sono topi. Non si passa. Questa finestra è sprangata. Come sei arrivata qui? Ti faccio tua. Fantastico, mi sono arrampicato per niente. Il buco nella recinzione è troppo piccolo. Ti saresti bloccato. Ma vaffanculo. Sono topi. Bellino. Vai, facciamo anche... Non ci si annoia. Ho fatto amicizia con alcuni topi. Dietro, no, non ho visto nulla. Tranquilla. Sembrano inoffensivi. Vai all'ingresso. Io ti aspetto lì. Certo. Vai all'ingresso. E sì, ora ci si arriva, fammi piano. Un attimo. Oh, ma questo davvero non così tanto coglioni? Mi sto perdendo. La tipa con il cappuccio. No, sinceramente non ci ho fatto caso, non l'ho vista. Oh, c'ho il telefono. Sì, funziona per te. Sinceramente no, mi non ci ho fatto. Esamina. Oh, questa è una chiave. Credo. Vedi? Va numero uno. Questa era la chiave, c'era nel prologo. Il portachiavi c'era nel prologo. Sono abbastanza sicuro di questo. Abbastanza sicuro. E oh, ho capito, Dio Cristo, rotti cazzo. Dati tregua. Qui c'è un carrello. No, non mi fa scavalcare. Non ti apro. Allora, tocca qui per forza. Apriamo. Ok, non l'avevo vista. Ma che cosa? La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi,
Qual è il problema? Giungeranno presto qui. Cerca di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Quindi anche lui assomiglia troppo al professore. Col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Eh sì, non riesco a capire. Infatti non mi so spaventare. Non mi so dare una ragione. Vattene e affronta. Andiamoci. Affronta, se non mi vedi. Delle accuse a mia moglie. Chiudete la porta. Non permettere loro che mi portino via. Sono venuto ad arrestare tua moglie. Ho qui un regolare mandato. Mia moglie è una donna innocente. Sempre irreverendo. L'ho sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Me. Sicuro. A condannarla è soltanto la parola di una bambina. Cioè, esatto. Sti cazzi. Segnati spontaneamente allo sceriffo. Fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Abbi fede nella giustizia. Vedrò di risolvere questo impiccio. Sì, comunque che una bambina abbia dato delle accuse, quindi si possa accusare una persona così non ha senso, cioè proprio zero senso. Ok, mi sa che finisce un altro capitolo. Ah, no, scherzo, sono tornato solo qua. Stanno diventando tutti pazzi. Sono tutti pazzi qui. Dove eri finito? No, fammi cazzi mio. Uomo di tante parole. Sembri agitato, cos'hai? No. Hai avuto un'altra visione? Ho visto John e Angelo. Potevano vedermi e sentirmi. Va bene. Ti sembrerà incredibile, ma ho visto due identici, al professore e ad Angela. Pensavo che Angela esagerasse con quella storia della sosia, ma forse no. Preoccupazione. Che fatto che siamo fidanzati non c'entra un cazzo. La seconda Angela è in prigione. Era stata accusata di stregoneria. La bambina inquietante ha fatto il nome di Amy al sacerdote. Amy. È per questo che l'hanno arrestata. Ah, Angela è però il nome nostro. Madonna, Amy è finita in un bel guaio, quindi... Quindi? È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. Quindi? Quindi? Che cazzo è? Ma... non ho capito. Che cazzo era? Sembrava un cazzo di pupazzo Lego che era da rimontare. Vabbè. Venom. Ah, sono tornati da Andrea, eh? Cosa ne pensi? Diamo un'occhiata. Ma sì. Tanto se non fa altro. Vediamo. Almeno diamogli un'occhiata. Perfetto. Quando gli altri usciranno dal bosco, noi saremo già discretamente lontani da Little Hope. Ah, con calma te, eh. 48 anni, ma vaffanculo. Questo postaccio fa ancora più schifo della città. Che cosa c'è? C'è qualcosa di familiare in questo posto. Hai un passato da criminale di cui vuoi parlarci? Passavi con il rosso? Niente. I commissariati di provincia sono tutti uguali. C'è qualcosa di familiare, che vuol dire? C'è un telefono da qualche parte. Ah, no, c'è anche qui ancora. Ci deve essere. Ok, qui c'è un cellulare. Sono il vincitore. Sono il vincitore. Ecco il telefono. Che secondo te funzionerà naturalmente. Non c'è una mezza luce, ma. Forse siamo salvi. Sì. Non c'è linea. Eh beh. Ci vuoi lasciarlo Holmes per capire che non c'era linea. Merda! Oh! Ok. Ehi! Hey. Calma, calma! Devi smettere di reagire ai problemi come farebbe un bambino. Cosa? Guarda qui. Notato che manca il cavo. Potremmo provare a cercare un cavo, allora. Certo, farsi riprendere dalla vecchia. Esamina.
Ma non per chiamare, coglione, volevo vedere che tipo di cavo mancasse. Oddio, forse posso prendere quello della radio allora a questo punto. Ah, qui c'è un altro posto. Oddio, c'è un coltello magari qua. Oddio, se tutte le armi le prende lui sarebbe un po' clamoroso, eh. Cazzo, ma non... Tici. Tici. Non sapremo mai cosa vorrà dire. Comunque, allora lì siamo. Che cos'è? Ma se non funzionava, come cazzo fa a funzionare ora? Che facciamo? Rispondiamo. Sì, rispondiamo. Ci Tanto penso peggio io. di così. Fa attenzione. Tranquillo, professore. Tranquillo, professore. Chi è bella? Ma Di chi si tratta? sta Una zitto. donna. Sembra molto agitata. Chiunque sia, falla ragionare. Se si agita, non otterrai nulla. Bella! Perché sei agitato? Io posso aiutarti. Vai. Va bene. Adesso però calmati. Io posso aiutarti, ma prima devo sapere dove ti trovi esattamente. Insisti di più. Cerca di capire che cazzo Mi puoi succede. tirare il telefono in muso, per favore? Ci provo io. Sto provando. Dimmi esattamente dove sei. Sei da qualche parte in città? Sì, professore, mi sta solo io. Quindi? Ok. Questo è inaspettato. E mi rimandava in... Ma? La bambina? Lui? Ma Vieni. sono tu... Sentilo parlare. Il reverendo Se maiale. rivelerai il nostro segreto, la dannazione eterna sarà la tua condanna. C'è Vin Diesel. Posso fare affidamento su di te allora? Le mie labbra non proferiranno parola. Se dirai qualcosa o farai accenno alle altre questioni, verrò a prenderti nel cuore della notte più buia per infliggerti il castigo più atroce. Prego, reverendo, iniziamo. Abbiamo atteso fin troppo. Torna da loro. Delicato. Il reverendo è abbastanza Prego questa delicato, eh? corte, l'esimio giudice Wyman, di non lasciarsi ingannare dal biasimo dell'imputata. Il Ma sono diavolo è manichini. maestro di inganni. I suoi adepti ostentano innocenza. Non hanno alcuna scelta. Dichiaro davanti a Dio la mia innocenza verso le accuse Fa rivoltemi. silenzio. Ma? Che cosa possiamo fare? Restiamo in silenzio, andare via non ha Non senso. facciamoci sentire. Lasciamo che vadano avanti. Vediamo che succede. Col dovuto rispetto, reverendo, dubito che i miei concittadini, conoscendomi, si pronunceranno contro di me. Sanno chi sono. Conoscono la mia rettitudine. Non mi lascerò certo irretire da questi inganni. Il demonio può trovare rifugio dove meno lo La mia aspetti. consorte non è una pedina del diavolo. Chiedo venia a questa corte. Ma ve lo ribadisco, mia moglie non è colpevole. Chiedo umilmente a questa corte di non prestare alcun ascolto alle parole di un Ma non uomo c'è sul cui nessuno. focolare grava il fetore dello zolfo. Ah, apriamo. O alla bambina o a lui? Avvicinarci alla bambina. Giudice, chiedo il permesso di concludere la seduta senza indugiare.
onde evitare che le forze del male possano di fatto volgere il processo a loro favore. No! Mary? Mary, sorella, che succede? Ma cosa? Non ti immischiare. Che cosa hai fatto a questa bambina? Hai costretto una creatura innocente a un patto col diavolo. Questa piccola è posseduta. È di certo opera tua. È falso, reverendo, perché vi ostinate ad accusarmi? Lo vedremo chi afferma il vero. Amy, imponi le mani su Mary. Verifichiamo che accade. Se ho ragione, come penso, il tuo tocco la libererà da ogni male. Che cosa ti turba? Non può essere altrimenti se le hai fatto un sortilegio. Non posso sopportare oltre, lasciala stare. Incazzato, dai, un po' incazzato. Lasciala stare! Chi è che parla? Loro chi è là? Tra noi, ci protegga. Ti prego, aiutate! Il padrone non può nulla. È tardi. Ma quindi è tipo uno sbalzo temporale? Tipo lui è il poliziotto c'era all'inizio. Loro sono qui tra noi! Loro sono qui tra noi! No! Rip. Quali altre prove sono necessarie per comprendere che il diavolo è all'interno? Pregate, presto! Il diavolo aleggia nella stanza. Salvatevi, fate appello al Signore.